Lo stadio si fa bello in vista della Serie C. La Calcio Lecco è stata promossa e a 12 mesi dal primo intervento di ristrutturazione al quale hanno collaborato molti richiedenti asilo, il comune di Lecco sta di nuovo lavorando al rigamonti ceppi. Negli ultimi 2 anni abbiamo dato una grossa mano alla nuova società con alcuni interventi all'interno dello stadio e adesso con la promozione in Lega Pro ovviamente necessitano tutta una serie di condizioni per poter rendere valida l'iscrizione al campionato e quindi lo stadio deve essere adeguato. Cominciamo con i lavori esterni che sono l'allargamento del marciapiede di Via Don Pozzi, per mettere tutte le barriere prefiltraggio e poi cominceremo a inserire i seggiolini blu celesti in tribuna in maniera tale che appunto andiamo ad ottemperare sia per la tribuna che per i distinti a quanto vuole la federazione, 3.000 nuovi seggiolini. Poi faremo una nuova cabina, un nuovo locale per la questura e la Digos che deve garantire la sicurezza durante le partite. Potenzieremo il sistema di videosorveglianza e faremo alcuni lavori propedeutici a facilitare l'ingresso ai diversamente abili allo stadio. A quanto ammonta l'investimento dell'amministrazione comunale per questi lavori? È circa 150.000 euro e quindi un importante contributo che dopo l'intervento dello scorso anno sia sulle luci che diciamo così, le tribune e le curve diventa un onere abbastanza importante del comune che ha dedicato alla Calciolecco.